Ciao a tutti, domani sabato 13 maggio alle ore 14 la Ternana si giocherà la salvezza a Como. L'importante è non perdere e l'importante è vincere per salvarsi matematicamente, per non pensarci più e soprattutto per non guardare le avversarie dietro. Saranno finora 196 tifosi rossoverdi presenti a Como, un buonissimo numero vista anche la distanza, e sicuramente fino a questa sera questo numero può incrementarsi, per cui presumibilmente saranno oltre i 200 supporter rossoverdi che non lasceranno la Ternana da sola. Per quanto riguarda la partita, sarà una partita, come abbiamo già detto, molto difficile, perché il Como è una squadra dotata di discreti giocatori validi per la categoria, per cui sarà una partita difficile. Servirà davvero la miglior Ternana della stagione, la Ternana domani si giocherà una finale, servirà una Ternana perfetta, una Ternana concentrata soprattutto per tutti i 90 minuti, per tutte le fasi della gara. Servirà una Ternana che sappia partire bene, sappia segnare, sappia soprattutto sfruttare al meglio tutte le occasioni da gol. E poi servirà un'ottima Ternana in fase difensiva che sappia non concedere nulla e soprattutto respingere quelle poche azioni che concederà il Como per portare a casa il massimo risultato. Questo per evitare ovviamente di guardare i risultati dietro. Poi anche con il pareggio possiamo pensare già alla salvezza, perché dovrebbero arrivare dei risultati da dietro, però, per cui per non guardare le avversarie bisogna vincere. Poi se si pareggia dobbiamo guardare le avversarie, ma se si incasellano i risultati giusti possiamo essere già salvi. Però siccome non è mai bello guardare gli altri, bisogna sempre contare sulle proprie forze. L'obiettivo è ovviamente portare a casa i 3 punti e speriamo di farlo con una buonissima prestazione. Per il resto vi segnalo il concorso Fattore Campo sul sito bkpattipremia.it, dove potete vincere dei premi per voi e aiutare la città di Terni a ottenere dei fondi per la riqualificazione di un progetto, perché sta competendo in una speciale classifica con tutte le altre città e tutte le altre squadre. E per il resto arrivano delle importanti novità in ottica centro sportivo, come abbiamo detto, il ricorso al TAR da parte del comitato Salviamo Colle dell'Oro è stato respinto. Ora l'iter può riprendere, sono necessari 2 passaggi chiave, cioè innanzitutto la vendita dei terreni e poi la presentazione del progetto da parte della società rossoverde per dare il via ai lavori veri e propri. Per il resto cambia ancora una volta la classifica di Serie B, la Regina si è vista ridotta da 9 a 7 punti la penalizzazione, per cui gli sono stati restituiti 2 punti. Per il resto non ci resta altro che aspettare la sfida salvezza di domani a Como alle ore 14, quando la Ternana dovrà entrare in campo con la voglia di vincere, con la voglia di salvarsi.